Forse potresti essere un genio incompreso, lo sapevi? Semplicemente non tutti sono come te, ma in pochi lo capiscono. E oggi andremo a vedere 10 segni che dimostrano che sei un genio. Preoccupazioni. Sei sempre preoccupato, vedi complotti ovunque, ogni giorno sei in ansia, anche per le più piccole cose. Cavolo, forse è il momento che ti fai vedere da qualcuno seriamente. Oppure sei un fottuto genio. Sì, sembra che essere preoccupati e ansiosi spesso sia un buon segno per poter entrare in qualche università di alto livello, perché in questi stati il nostro cervello deve elaborare molte informazioni e mettere in moto più neuroni di quell'unico che usiamo tutti i giorni. Ma attenti, non dovete essere ansiosi ogni giorno, potrebbe danneggiarvi. Cercate di ragionare e trovare soluzioni quando siete in questi momenti difficili, anche questo dimostra la vostra capacità di ragionare e intelligenza. Parlare tra sé. Parlare con se stessi rende pazzi, o forse è quello che vi avranno detto le persone invidiose, è vero? Ed è così, in parte. A volte quando si parla da soli lo si fa a causa della solitudine e la tristezza che porta alla pazzia, altre volte invece è un segno di grande genialità. Quando parliamo ad alta voce con noi stessi lo facciamo perché stiamo pensando e elaborando troppe cose. Tutte insieme e per imprimercele abbiamo bisogno di farci lezione da soli. Quindi non preoccupatevi se durante una verifica pensata ad alta voce farete un favore ai vostri compagni e potrete dire alla prof che siete dei geni, per quello lo fate. Dimenticare. Questa l'avrete sentita e vista da tante parti, vero? E scommetto che vi siete pure dimenticati dove. In questo caso siete dei geni. Essere geni vuol dire anche scordarsi il nome della propria sorella a volte, e non perché vi sta sulle balle, ma perché ogni giorno pensate a tante cose insieme, e per forza quindi arrivate a un limite e dimenticate almeno una cosa. Ma se riuscite a ricordarvi tutto, allora siete un essere superiore che manco d'io. Ma è impossibile che un essere umano medio riesca a tenere conto di più di 5 cose insieme senza andare in palle, cose serie che magari non riguardino la cronologia dei porno recenti. Vecchiaia. Secondo una ricerca, se sei nato prima di qualunque altro tuo fratello o sorella, sicuramente sei tu il genio della famiglia. Beh dai, al 90%, forse 80%. Comunque sia, siete dei geni perché grazie al fatto che siete i primi, avete più responsabilità di cui occuparvi e quindi dovete mettere in moto il cervello e anche un bel po'. Alla fine essere primi non sempre è una bella cosa, richiede davvero troppo impegno. Sarcasmo. Offendete spesso i vostri compagni di scuola? No, dovreste farlo invece. Ma non in modo cattivo, in modo simpatico, così simpatico che perfino il vostro nemico dovrà ridere a crepapelle. Se siete in grado di fare una cosa del genere, allora siete dei veri geni. E se avete sempre la battuta o la frase ad effetto pronta, allora sicuramente farete strada nella vita. Ma ricordatevi senza essere cattivi e magari senza offendere qualche madre. Musica. Se suonate uno strumento e lo fate bene, allora ci sono grandi possibilità che siate delle persone abbastanza intelligenti. Ma non solo, se ascoltate molta musica e ne capite anche il significato, immergendovi completamente in essa vuol dire che siete grandi pensatori e aperti a un mondo più grande di voi, che volete conoscere e conquistare. Insomma, la musica in vari modi può rendervi molto intelligenti. Sappiatela apprezzare e godetevela senza esagerare. Rumori. Le persone più occupate a pensare ed elaborare cose sono molto facili da infastidire, anche solo con piccoli rumori di sottofondo. Proprio a causa dell'attività intensa del loro cervello, solo sentire cose come lo sgranocchiare di patatine o il rumore delle auto fuori dalla finestra li rende ansiosi e forse un po' rabbiosi a volte. Attenti quando siete vicini a un compagno di classe abbastanza sveglio, se volete che vi aiuti a fare i compiti o nelle verifiche non fate troppo rumore. Cura personale. Trascurate spesso voi stessi mettendovi la stessa fottuta maglietta ogni giorno? Beh cavolo, datevi una lavata ragazzi! Ma ho anche una bella notizia, forse siete dei geni perché l'essere così occupati da dimenticarsi pure che dovete prendervi cura di voi è un segno di quante cose state facendo insieme e quanto il vostro cervello stia lavorando. Oppure siete dei pigroni assurdi che se ne fregano altamente del mondo e di se stessi. Segni corporali. Ci sono vari segni impressi nel nostro corpo che indicano se siamo geni o meno, per esempio la specie di rosa che molti hanno in testa in mezzo ai capelli. Anche se solo una piccola parte delle persone che ce l'ha si è dimostrata essere un genio. Un segno un po' più evidente deriva dalle unghie. Se avete uno strato molto bianco alla base delle unghie, dove sono attaccate alla pelle, allora potreste seriamente essere più di ciò che vi aspettate. Conoscenza culturale. Ricordatevi che essere intelligenti non vuol dire soltanto saper rispondere ai test che vi fanno a scuola senza mai sbagliare o andare all'università continuando gli studi fino alla morte ottenendo 200 lauree e master. L'intelligenza si sviluppa più grazie alla propria conoscenza generale del mondo e della cultura. Se siete tra queste persone che oltre ad andare bene nei test conoscono anche il mondo e hanno una mente aperta che gli permette di accettare qualunque cultura, allora siete dei veri geni. Non rimanete chiusi solo nella vostra testa, cercate di conoscere e imparare.
con questo concludiamo. Iscrivetevi e lasciate mi piace, mi raccomando, e alla prossima, gente! Sapete che il cervello usa circa il 20% dell'ossigeno che ci serve per vivere e il 20% del sangue nel nostro corpo?